Salve, amiche ed amici di YouTube, qui è il vostro Sant'Enchan che vi parla. Ho appreso dai giornali che la prima convocazione dei Forconi è stato un fiasco, almeno così ha detto la RAI. Beh, non bisogna demoralizzarsi, non sempre si inizia bene. Poi, ancora nessuno dei miei contatti in YouTube o di Google Plus mi ha detto che cos'è questo movimento dei Forconi. Mi piacerebbe saperlo, perché ancora non ho finito di capire com'è il movimento 5 Stelle, che già c'è un movimento nuovo. Vabbè, si vede che c'è molto spazio di manovre nella politica italiana, perché si vanno sommando movimenti. Io guardo esterrefatto tutte le notizie nel telegiornale della RAI, nei vari telegiornali, e a volte mi sembra più congruo a Luciana Littizzetto che quello che trasmettono nei telegiornali della RAI, perché ci sto a capire sempre meno. Si sta bene, si sta male, si sta bene, ritorna a questa tiritella. Mi raccomando, fatemi sapere qualcosa. Speriamo che riescano a rifare una politica decente, perché qua con tanti movimenti la gente si mobilita, si smobilita. Però bisogna fare vera politica, perché altrimenti diventa tutto un giro tondo e non cambia nulla. Bisogna riprendersi la vera politica. Questi movimenti sono troppo spontanei, qualcuno li dovrà organizzare, ma poi soprattutto la gente che li fa si deve organizzare meglio, perché dopo diciamo l'eruzione spontanea dell'indignazione nella politica, che rimane? Ci devono essere delle persone formate, qualificate, non basta solo protestare e scuotere le istituzioni, i palazzi del potere, bisogna anche occuparli e fare vera politica, perché altrimenti si rimarrà sempre a fare i girotondi fuori, a fare le proteste, i picchetti con i cartelli. Bisogna maturare politicamente parlando. Ecco, l'Italia può maturare politicamente parlando o qualsiasi movimento sarà destinato a diventare un partito come i vecchi? Oppure a rimanere fuori, tagliato, escluso dalla politica, perché il divided et impera o qualcosa del genere adesso lo applicano ai movimenti di protesta, si dividono al loro interno e li dividono da fuori, quindi alla fine rimarrà la vecchia politica, se non si capirà che bisogna unirsi in un programma degno di essere realizzato per salvare il paese e non che ognuno va dietro la sua protesta cercando di dividere il paese e la politica soltanto con schiamazzi e urla perché lui sta male, ma bisogna avere una concezione organica e nazionale, per cui tutti questi movimenti di protesta pacificamente e razionalmente si devono unire per dare vita a un qualcosa di superiore e non a rimanere bassa protesta qualunquista. Io mi auguro che questo passaggio di livello si consumi in un vero movimento politico che maturi in un partito politico dalle idee chiare ed equilibrate e che sia un partito di centro e che prenda la maggioranza dei voti. Vabbè, saluti a tutti e mi raccomando, Travaglio, se ti serve un altro giudizio geopolitico, chiamami, eh? Ciao!